Ci addentriamo nella terra dove la guerra non è dichiarata, ma è già presente. In giro non c'è anima viva. Conigli di roccia, spaventati dal suono sinistro dei razzi e dei colpi di artiglieria, cercano riparo. Arriviamo a Kiryat Shmona, città fantasma. Strade deserte. Le forze armate sono presenti ma quasi invisibili. Carri armati si riparano dietro uno stadio di calcio per non essere bersaglio dalle vicine colline libanesi. Non è bello essere sindaco in una città senza cittadini, dice Avichai Stern, eletto 5 anni fa, 32 anni, il più giovane sindaco di Israele. Lui da solo, con le sue squadre, controlla il territorio, coordina gli interventi, aiuta i pochi cittadini rimasti che hanno bisogno di tutto, anche di generi alimentari. Quasi tutti i negozi sono chiusi. Sui muri dei palazzi, le ferite dei bombardamenti quotidiani. Ferite vecchie e nuove. In quel punto del vecchio municipio, un razzo nel 1999 ha ucciso 2 persone, dice Guy Ohayon, capo della sicurezza, che coordina una squadra di intervento immediato antiterrorismo. Lei si aspetta un'infiltrazione di Hezbollah nei prossimi giorni? Ci aspettiamo un'infiltrazione di decine, forse di centinaia di terroristi di Hezbollah dal Libano, da quelle colline così vicine che circondano la città.